La stazione di Bologna torna indietro di 24 anni, nel tragico 2 agosto del 1980, per girare alcune scene del film Romanzo criminale. Il film, la cui sceneggiatura è tratta dall'omonimo libro del magistrato Giancarlo Di Cataldo, racconta le imprese criminali della banda della Magliana, intersecandole con la storia italiana degli anni 70 ed 80. Il regista Michele Placido segue i lavori sul set per accertarsi che la ricostruzione storica sia precisa e credibile. Gli scenografi ritoccano gli ultimi particolari, i vigili urbani sgombrano il set dai motorini in divieto di sosta. Sul set c'è anche Riccardo Scamarcio, già attore nel film Tre metri sopra il cielo. Numerose ed assortite anche le comparse, tutte con vestiti dell'epoca. Come non mancano i veri viaggiatori, che incuriositi dal trambusto del set rischiano di perdere il treno.